Milana, la violenza è ancora allarmata nelle notti della vita notturna milanese. Due lamentele che vengono aggiunte allo stupro due settimane fa nei bagni della discoteca Q Club in via Padova e quella dell'inizio di aprile tra Corso Como e Piazza Einaudi. In Corso Como all'alba ieri il salvataggio per l'americano 19 anni, nell'area divertente di Corso Como ha bevuto per non poter ricordare il suo nome, ma in grado di dire lucidamente alla sua amica: sono stato violentato. Lascia il discoteca, sfalsamento, una vendetta del sangue esce dalle parti intime. Questa volta saranno le immagini delle telecamere per costituire l'evidenza della violenza, combinata con la storia che la giovane donna sarà in grado di far eliminare gli investigatori una volta eliminato i postumi di una sbornia pesante. In via Lecco a questa denuncia, su cui le indagini sul team mobile diretto da Marco Calì stanno procedendo, viene aggiunto un secondo arrivo, sempre nella notte, alle ruote da sterzo. Sarebbe uno stupro di gruppo contro un ragazzo che ha avuto luogo pochi minuti dopo 4 minuti dopo 4 minuscia al mattino in via Lecco, area di Porta Venezia. Il 22 anni disse agli agenti che intervennevano di essere stato circondato e violentato da 4 nordafricani chiamati da un conoscente con cui stava chiacchierando. Il quest'ultimo avrebbe poi fatto chiacchierare tensa una trappola, approfittando dell'area deserta a quell'ora. Il giovane fu salvato e portato a Mangiagalli, ma poi non avrebbe formalizzato la denuncia e si sarebbe anche allontanato dall'ospedale. Precedente un passo indietro ora. Il 31 anni attaccato al Q Club la notte del 7 maggio era stata immobilizzata e violentata nel bagno del ristorante, dove era andata con alcuni amici per passare la serata. I giovani, la donna era riuscita a ricostruire di fronte al carabinieri ciò che aveva sofferto. Intorno alle 3 si era allontanata dagli amici per andare in bagno. Era stato raggiunto da uno sconosciuto che l'aveva costretta a subire violenze sessuali. In quel caso, le telecamere locali non erano state utili perché la discoteca non era dotata del sistema di videosorveglianza. Erano amici che hanno dato l'allarme per vedere il suo ritorno molto disturbato, dopo aver ascoltato la sua storia. All'inizio aprile, tuttavia, lo stupro nella piazza Einaudi, a 500 metri dal legno verticale, un senzatetto marocchino da 37 anni aveva abusato di un cazzo 23 anni in Corso Como dopo una serata alla discoteca.